Crisco, a Campana e a Pavese. E viceversa, per me non erano importanti gli autori cari a Fortini, né Lukács, vuol dire, né sul piano della sistemazione generale dell'idea di poesia, né sul piano degli esempi concreti. Fortini era legato, ahimè, a certa poesia, chiamiamola, di intervento politico immediato, con prefazioni a Ferruccio Brugnaro, a Giulio Stocchi addirittura, o anche a un Luigi Di Ruscio più dignitoso, ma comunque lontanissimi da ciò che ama in poesia. Quindi il legame si interruppe, anche se restò poi una sorta di affettività contrastata nel corso degli anni e qua e là delle apparizioni improvvise dell'uno nella vita dell'altro, ma si interruppe con la sua violenta e dal suo punto di vista anche legittima stroncatura di poesia e destino. Peraltro la parola maestro è una parola sacra, andiamoci piano. Maestro fa pensare alla grande tradizione indiana e greca. E maestri sono stati per me Nisargadatta, Egiddu Krishnamurti, maestri sono stati per me Eschilo e Lucrezio. Non direi che in questo senso Fortini fu pienamente un maestro, fu piuttosto un eccezionale insegnante. Bigongiari era un'altra cosa ancora, tra l'altro i due si detestavano, guai a nominare l'uno in presenza dell'altro. Era la capacità favolosa e direi unica che in quegli anni ho incontrato di continuare il tuo discorso là dove si era interrotto e di proiettarlo in uno sfondo molto ampio che non riguardava soltanto la letteratura, ma riguardava l'arte, la musica, la scienza, la psicanalisi, qualcosa che forse ho trovato con una tale ampiezza di orizzonte intellettuale soltanto in Andrea Zanzotto, soltanto in Andrea Zanzotto. Però poi sul piano del testo non posso dire che Fortini, Bigongiari o Zanzotto fossero stati per me decisivi. Decisivi sono stati altri poeti. Non so se decisivi è la parola giusta, l'aggettivo giusto. Forse decisivi furono altri ancora e non in Italia. Furono Paul Celan, Marina Tsvetaeva, Seferis, Ovissanita Alexandre, però importanti indubbiamente. Furono autori allora viventi, che io ho anche conosciuto di persona e ho anche frequentato, ma che non posso considerare maestri sul piano personale, sul piano proprio dell'apprendimento corpo a corpo, viso a viso, parola a parola. Cioè Mario Luzi, ricordiamo che in quegli anni Mario Luzi scrive alcuni libri che il buon lettore di poesia può intravedere presenti in certi dialoghi di somiglianza, che sono Nel magma e del 63, con un formidabile poemetto di apertura che tutti voi qui dalle parti di Luzi ricorderete a memoria, presso il Bisenzio, e su Fondamenti invisibili del 1971. Certo, il dialogo luziano ha uno sfondo poi campestre, rurale, cristiano e inquieto, lontano dalla dimensione più ruvida e ispida e allarmata del dialogo di somiglianze. Però certe voci femminili che emergono dal nulla vengono anche da lì, vengono anche dalla lezione di Luzi e in parte di Sereni.
Tu citavi La spiaggia, giustamente, che fu una poesia presente nella mia memoria. E poi ci fu Giorgio Colli, che abitava qui vicino Firenze, e che ricordo, formidabile insegnante di Nietzsche, i pomeriggi passati con lui ad ascoltare ciò che diceva su questo grande filosofo, poeta, uomo di anima, di abissi, di profondità. Poi ci fu Franco Loi, ma Franco Loi è ancora vivo. Ecco, in Franco Loi io riconosco l'anima del maestro, cioè l'uomo non competitivo. Fortini era competitivo, Binongiari non era competitivo, però non aveva quella disponibilità assoluta che ha Franco. Qui faccio una pubblica dichiarazione d'amore in questo contesto. Franco Loi è il poeta che più da vicino mi ricorda la purezza dell'anima russa, la sterminata in tutti i sensi, dico sterminata purezza dell'anima russa, di Mishkin e di Alyosha, l'uomo totalmente inerme, l'uomo totalmente innocente, l'uomo che si pone con il candore assoluto della sua sorpresa di fronte a ciò che dice. Poi un altro maestro, mi sto un po' dilungando, ma abbiate pietà, fu Angelo Lumelli, eccezionale conoscitore di cose tedesche. Sì, ci sono anche dei maestri in ombra, dei maestri clandestini o sotterranei. Angelo Lumelli, forse Antonio Prete lo ricorda, era ed è, anche se si è un po' isolato nelle sue campagne piemontesi, un formidabile medium tra la poesia tedesca e tutti noi. E poi, sapete, maestri sono anche i ragazzi magari di qualche anno più grande che all'uscita da una lettura di poesie ti dicono: ecco, ma perché non hai letto quel poema? Ma perché non vai a rileggerti Eliot? Ma è possibile che tu alla tua età non abbia letto La terra desolata? Per esempio Covielo, quando l'ho incontrato nel 1970, Michelangelo Covielo. Quindi ci sono maestri che poi magari hanno preso altre vie che non sono quelle della poesia, ma che riappaiono ogni tanto nella loro saggezza estemporanea. Forse è giunto il momento anche di lasciare la parola al pubblico, però prima di lasciare la parola al pubblico volevo che tu ci leggessi T.S., probabilmente la poesia più nota di Somiglianze, forse una delle poesie più note tra quelle che tu hai scritto, però che ce la leggessi per intero, mentre vedo che sulle fotocopie c'è solo la prima parte. Sì, ma il titolo tutti capiscono che T.S. si riferisce appunto a T.S. La seconda parte è stata un po' come Dora Marcus, è stata scritta tanti anni dopo e spesso non la leggo insieme alla prima, però dal momento che l'ho pubblicata insieme alla prima è mio dovere obbedire alla pubblicazione. T.S. tutti sanno appunto che significa nelle cartelle del pronto soccorso. Quindi, cosa significa? Tentato suicidio. Tentato suicidio. Però non mi andava di intitolarlo così, spiattellando la cosa, tentato suicidio. Volevo che rimanesse un margine, anche perché chi tenta il suicidio non vuole che nella cartella sia scritto tentato suicidio, preferisce TS, più enigmatico, più oscuro, più meno suo. Mi piaceva mantenere questa imprecisione, che mi è stata anche rimproverata da un bravo critico, peraltro, che si chiama Andrea Cortellesa. TS.
Ognuno di voi avrà sentito il morbido sonno, il vortice dolcissimo che si adagia sul letto, e poi l'albero, la scorza, l'alga. Gli occhi non resistono, i flaconi non sono più minacciosi nella luce chiaroscura del pomeriggio, mentre mille animali circondano la lettiga, frenano gli infermieri, il disastro del respiro sempre più assopito nei vetri zigrinati dell'autoambulanza. Appare il davanzale di un piano, il tempo che sprigiona i vivi e li fa correre con la corrente nelle pupille, l'attimo dell'offerta per scintillarle. È improvvisa la quiete della vigna e del pozzo, con la pietra levigata, dividendo la carne. Una calma sprofondata dentro il grano, mentre la donna sul prato partorisce sempre più lentamente, finché il figlio ritorna nella fecondazione e prima ancora nel bacio e nel chiarore di una camera, il grande specchio, il desiderio che nasce, il gesto. E poi avrete sentito almeno una volta quando il liquido delicatissimo esce dalla bocca, scorre giallo nel lavandino e la sonda e le sirene sempre più lontane. Il respiro si appanna, finisce, riprende. Quanta pace nella spiaggia gelata dal temporale. Una canoa va verso l'isola corallina e sotto l'oceano si accoppiano le cellule sessuali. Non ci sono eventi irreparabili, ma solo le spugne cicliche, gli insetti che hanno coperto l'aria. Ecco un colore di madreperla, una roccia nella sabbia, i passi. Ecco la mamma, l'accappatoio che toglie con un solo gesto, solennità della luce, la meraviglia, la prima. E la femmina del pellicano chiama la nidiata sparsa nella tempesta e forse vede qualcosa tra gli scogli, qualcosa che si muove. Domani correrà con i suoi bambini, mescolata per respirare nel turchese profondo della marea che sale in superficie, sta rinascendo adesso e trova una terra diversa, un'altra voce. C'è un commento molto bello, devo dire, proprio parola per parola, dello stesso Andrea Cortellessa nella storia della letteratura del Novecento di Ferroni, e un altro commento non meno acuto, sottile e pregnante di un critico svizzero che si chiama Fabio Iermini, e che uscirà tra poco, è una tesi di laurea che mi ha fatto leggere in questi anni, dove si avventura in una sorta di parafrasi, virgola per virgola, di una poesia comunque nella seconda parte onirica, non esattamente facile. Se qualcuno dal pubblico vuole intervenire o con osservazioni, domande. Intanto ne approfitto per ringraziare la provincia per la collaborazione, Dario Ceccherini, la Biblioteca degli Intronati e il lavoro culturale che ormai dalla prima edizione di Incontro Testo collabora all'organizzazione degli incontri. Dunque, è una domanda in realtà che ancora sto formulando perché mi apre varie possibilità.
attività riguarda quello che si potrebbe chiamare teatralità. Cioè, da una parte penso un po' a Sereni, che lei citava prima, ritrovo alcune cose, non esattamente uguali, però alcune considerazioni che mi sono venute anche leggendo lei, che sono queste ombre appunto che spuntano improvvisamente, che prendono parola, i dialoghi più semplicemente intesi, quindi le frasi pronunciate tra virgolette, l'uso delle virgolette, ma in generale anche comunque delle voci che arrivano da un'altra dimensione, che rendono quindi una sorta anche di teatralità interna, interiore, se così si può dire, quindi il teatro dell'interiorità che uno di noi ha quando pensa e che invece in poesia prende proprio corpo nelle parole, che quindi la scelta anche di voci più o meno messe sulla pagina. Allo stesso tempo una teatralità ancora più poetica, letteraria, diciamo, che riguarda